Omicidio Cannizzaro, parla la vedova, la condanna è troppo morbida, tra pochi anni sarà fuori. Referendum separazione, data fissata, ma Brugnaro avvisa, non si farà, viola la legge del Rio. Arrivano i profughi in una piccola frazione di Santa Maria di Sala, cittadini, residenti e sindaco sul piede di guerra. Felice Manier parla contro la sua vita, dice con la pistola era più facile la reazione dei cittadini. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano. In primo piano l'omicidio Cannizzaro, o meglio la condanna proprio per questo omicidio, parla la vedova, una pena troppo lieve, dice. 16 anni di prigione per aver sgozzato il 79enne Alberico Cannizzaro nella sua casa di Marghera il 2 luglio del 2015. La sentenza di condanna per il 22enne romeno Marcel Mustata è stata pronunciata nelle scorse ore nell'aula bunker di Mestre. L'assassino, attualmente in carcere in Romania dove sta scontando 9 anni per violenza sessuale e sequestro di persona, ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena garantito dal rito abbreviato. Guardi, sono mamma di due sacerdoti, non dovrei neanche dirlo. Io lo metterei dentro la vita, anche perché ne ha fatte già delle altre. Viene fuori ancora giovane e poi sappiamo se rimane quante altre indulgenze gli daranno. Non provo alcun desiderio di vendetta, sospira la vedova Bruna Vergotti. Non ce l'ho con questa persona, ma credo sia un pericolo per il prossimo. Non mi interessa niente perché a me mio marito non ritorna. Il meglio è che non lo lasciano libero, perché quello farebbe ancora malanni. C'ha una faccia d'angelo in fotografia. E ha fatto quel che ha fatto, e ne ha fatte tante, non solo questa. Il PM aveva chiesto una pena più severa, 30 anni, considerata la violenza con cui il giovane aveva accoltellato alla gola un anziano con ridotte capacità di difendersi. La moglie e i figli di Cannizzaro, entrambi sacerdoti a Carpenedo, avevano rinunciato a costituirsi parte civile nel processo. Ma io non c'ho niente con lui, io ce l'ho con la giustizia, perché a me non hanno dato neanche il conforto, niente. Niente, mio marito mi ha lasciato 600 euro di pensione perché era artigiano. Cosa ha dato a me di tutto quello che mi hanno portato via? Niente. Al processo è stato detto che l'assassino aveva portato via solo qualche ninnolo di scarso valore, ricorda Bruna con amarezza, ma per noi erano cose importanti, tutto quello che io e mio marito eravamo riusciti a comprare in una vita di lavoro. Anello di fidanzamento, la fede matrimoniale, l'orologio d'oro alto, braccialetti, collane che c'era dentro dopo 60 anni di matrimonio, non qualcosina. Tanta roba mi hanno portato via, poi la seconda volta sono venuti a prendersi quello che era rimasto dentro la scatola. Lo scorso dicembre la casa è stata nuovamente visitata dai ladri, che si sono portati via il poco che l'assassino aveva lasciato. Alla vedova resta solo una medaglietta con l'effigie del marito, da cui non si separa mai. Eravamo venuti dal Lido a Marghera perché a lui piaceva stare qui, ricorda. Io invece non ho mai amato la terraferma, ma ora se lasciassi questa casa mi sembrerebbe di tradire la sua memoria. Certo, oggi mi hanno rinnovato tutto quanto, come se non fosse passato neanche quasi 3 anni. Perché noi lavoravamo sempre assieme, eravamo sempre assieme. Torniamo ora ad occuparci del referendum sulla divisione di Venezia e Mestre. La regione ha fissato la data del referendum al 30 settembre, il sindaco Brugnaro però dice non si farà perché viola la legge del Rio. Dopo l'indizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre da parte del governatore Luca Zaia, è già cominciata la campagna elettorale per il voto del 30 settembre. Il sindaco Luigi Brugnaro invita i cittadini del comune a non commettere quello che per lui sarebbe un errore irreparabile. È la quarta volta che si è già votato, per 4 volte i cittadini hanno detto di no, perché vuol dire che per fortuna i cittadini sono più saggi degli speculatori di turno. Tutto qua, quello che penso io, però ripeto, l'importante è quello che pensano i papà e le mamme per il futuro dei loro figli. È meglio una città più grande e più forte o lo spezzettamento di 100.000 campanili? La storia dimostra che è meglio essere più grandi e più forti, addirittura dobbiamo allargare il nostro orizzonte. Argomenti che anticipano quelli della campagna per l'astensione, a cui i comitati referendari sono pronti a rispondere. In Italia i comuni più grandi sono quelli che hanno purtroppo anche i maggiori sprechi. Il comune di Venezia non solo non è esente, ma anche uno dei massimi esponenti e massimi esempi di sprechi e di aumento dei costi. Mestre e Venezia sarebbero veramente vicine ai cittadini, potrebbero dare risalto a diverse e diversificate esigenze delle due realtà.
Sulla consultazione pendono comunque i diversi ricorsi presentati al TAR da Comune e Città Metropolitana che potrebbero far slittare il voto o addirittura farlo dichiarare illegittimo. Io devo verificare che una cosa così pesante, così grave per la città sia legittima. Ma potessi dare ai cittadini, prima facciamo una verifica. Un simile spreco di risorse pubbliche per contrastare una consultazione popolare, ritengono invece dei comitati, è evidentemente in contrasto con gli interessi dei cittadini. Segnaleremo Comune e Città Metropolitana per danno erariale. È uno scandalo che ci siano 5-6 ricorsi al TAR da parte del Comune e la Città Metropolitana contro di noi. Noi siamo semplicemente portatori di quella che è una proposta di legge di iniziativa popolare. In una piccola frazione di Santa Maria di Sala arrivano i profughi e i cittadini e i residenti, sindaco in testa, sono sul piede di guerra. Perché siete preoccupati? Perché arrivano i migranti? Perché gli fa sempre i danni. Dove chiese gli fa danni. Ma devono ancora arrivare, già vi preoccupate? Come... quando chiese arrivare si è troppo tardi. 4.000 anime in subbuglio per l'arrivo dei migranti. Ancora non ci sono, ma nell'attesa i residenti stanno già pensando di organizzare delle barricate. È vero che volete bloccare il traffico mettendo i tir, i camion di traverso? Se è possibile, certamente. Accade a Veternigo, la più popolosa delle 6 frazioni del comune di Santa Maria di Sala. I 25 migranti sfrattati da 2 settimane dalla località Tre Ponti si sposteranno 300 metri più in là. Di fatto niente è cambiato sotto il sole. In realtà ora i richiedenti asilo sarebbero proprio nel cuore del paese. E noi abbiamo le ragazze qui che vanno su e giù a scuola. Se fossero vostre figlie, cosa pensereste? La cooperativa sociale che si occupa della gestione dei profughi, la CSSA di Spinea, ha comprato per oltre 500.000 euro questa mega villa con un bel parco verde e che faccia lungo la centrale via Desman. Poi se li smaltiscono un po' dappertutto, cominciano anche sui paesetti piccoli e naturalmente noi non siamo abituati e abbiamo tantissima paura. Struttura già sede anche di un piccolo laboratorio manifatturiero e che, stando a precedenti progetti, avrebbe dovuto avere una diversa destinazione. Un asilo e dovrebbero fare anche per gli anziani. Ai miei tempi si cantava: di che colore è la pelle di Dio, di che colore è la pelle di Dio. Torna a parlare Felice Maniero e racconta la sua terza vita dicendo: con la pistola era tutto più facile. Sentiamo dunque la reazione dei cittadini. Si lamenta delle tasse troppo alte come qualsiasi imprenditore onesto. Se la prende con i giornalisti che lo hanno trattato ingiustamente, chiede di essere lasciato in pace. Felice Maniero parla della sua nuova vita nell'intervista rilasciata in esclusiva alle testate del gruppo Finegil. La sua attuale identità resta segreta. È la terza in ordine di tempo dopo quella del boss della Mare del Brenta che per 20 anni insanguinò il Veneto e quella dell'imprenditore Luca Mori, diventata di pubblico dominio dopo un'inchiesta di Report su presunte irregolarità nelle forniture di depuratori d'acqua per alcune amministrazioni pubbliche. Oggi Maniero vive ancora in Italia e continua a fare imprese in un altro settore sotto un altro nome. Avrei dovuto andarmene all'estero, confessa. Sono stato un cretino a non farlo. Già nel 95 avrei potuto comprare una casa in un altro paese. Non sono pure io perché sono rimasto. Ora stiamo per avviare una startup, racconta. Abbiamo brevetti e clienti importanti. Non sono più un criminale, ma ho paura per i miei figli. Negli ultimi tempi sono usciti dal carcere tutti i più pericolosi tra i miei ex compagni di banda e so che mi cercano perché al loro posto neppure io me la sarei messa via. A non dimenticare anche molti semplici cittadini, convinti che l'ex boss non abbia pagato abbastanza duramente per i suoi crimini. Siamo in Italia e che gente è premiata, cioè qua si vanta il povero, è gente di poco conto, mi penso tutto il male possibile, cioè per un personaggio del genere. Lui ha fatto delle cose malamente, però dopo si è messo un po' incareggiata, ma era troppo tardi. Dovevano togliere dei soldi per darli a chi ha più bisogno. Per carità. Non si nega a nessuno la possibilità di riprendere una vita e di riprendere soprattutto una dignità. Non è che non ha fatto niente, ha ucciso, ha fatto cose abbastanza gravi, per dire poco, abbastanza gravi. E forse la punizione non sono state adeguate, forse, non so. Non sono né un politico né un avvocato, le nostre leggi sono state fatte da gente che non era proprio pulita. Dichiarazioni quelle di Felice Maniero che non smetteranno certo di far discutere. Da Venezia invece per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.